piangerò mai sul denaro che spendo. Non piangere poi. Non piangere più. Non piangiamo più, aspetta, salve, salve. Tu fai piangere troppo. Oh no. Di chi è questa canzone? Gianni Morandi rivisitata in chiave moderna. Ma quale anno era? Era il 67 quando. Ma sei sicuro? Sì. Tu sei sicuro? Sì, sì, sì. Non era il 68? No, 68. Per non dire il 69, perché è un anno che porta bene. Va bene. Ci sono tanti ospiti oggi qua, abbiamo delle girl bellissime su questo terrazzo, cara Valentine. Ci sono dei boys. Tu hai due boys bellissimi qua. Benvenuti. Sono nell'angolo più artistico. L'angolo più artistico. Loro sono artisti, noi siamo straccioni. Ecco qua. Gaetano Gianzi. Gaetano Gianzi abbiamo con noi, lo abbiamo tolto dagli impegni del Festival della Fotografia di Corigliano. E ormai è diventata la sua passione, ormai è diventato un appuntamento ogni estate. Sì, è la nona edizione di Corigliano Calabro Fotografia. Si è appena conclusa la fase più movimentata, quella in cui c'erano i vari personaggi, i vari autori e fotografi internazionali. Comunque adesso nel Castello Ducale di Corigliano persistono le mostre fino al 15 settembre, quindi un'occasione per chi viene dalle nostre parti di andare a visitare le spiagge, i monti e le splendide mostre nel Castello di Corigliano. Tra un attimo vedremo insieme qualche scatto di Gaetano Gianzi e nel frattempo vi presento tutti gli altri ospiti, perché oggi ci dedichiamo un po' anche alla lettura e lo facciamo con l'avvocato Mariano Marchese nella veste di scrittore, ovviamente. Sì, salve, grazie di avermi invitato. Sì, è vero, mi diletto nella composizione di qualche pensiero in cui qualcuno crede e che ogni tanto riproponiamo, pare che sia una cosa che vada bene. Poi daremo qualche consiglio utile per un bel libro da mettere in valigia, ovviamente non il suo. Proseguiamo. Sei una stella oggi. Proseguiamo oggi con il mio ospite preferito. Stella stupenda, di scintille. Posso andare subito dal mio ospite preferito? Chi è il tuo ospite? Le donne preferiscono l'ospite, ma non perché sia ospite. Assolutamente carino, non perché sia lui. Per quello che fa. Per quello che fa, e diamo subito il microfono ad Alessio Boschi. È un grande artista, grazie. Non è calabrese, noi siamo internazionali, arriva da Sydney. Sydney, Australia. Ah, ha portato pure un canguro di là, dopo ve lo faccio vedere. Un koala al burro. Niente, lui è un grande artista, lavora, adesso vi dirà che cosa farà, ed è in esclusiva da noi, no? Ospite da noi. Domani partirà, però è stato con noi, vi dirà cosa farà, cosa fa, i suoi progetti. E soprattutto darà tanti, tanti, tanti buoni consigli ai promessi sposi, o no? Sì, comprate ovviamente ai futuri mariti e mai alle future mogli. Allora, sì, io vivo a Sydney da 6 anni e da un po' che lavoro qui in Calabria con Scintille, questa magnifica gioielleria con Sergio Mazzucca. Tu disegni dei gioielli in esclusiva solo in Italia, solo e soltanto per Scintille? Per due diversi gioiellieri, uno al nord e poi Scintille al sud, al perché centro-sud. C'è questo discorso, sì, di sono unici. Unici, solo pezzi unici, quindi proprio mi allontano da quello che è il trend del branding, dove si spendono milioni in presentazioni senza avere poi in realtà un prodotto unico. Per me invece è importante l'unicità di un pezzo. E vedremo insieme i pezzi. E per mantenerci in forma oggi non vi facciamo mancare assolutamente nulla, anche Antonello Manna. Antonello Manna è amico mio, sottolinea lei. Tanto per cambiare, sono tutti amici di Claudio. Amico mio, Antonello Manna, ci conosciamo da molto tempo, lui vive a Roma da 10 anni quasi. Sì, e il merito della forma fisica di Claudio è tutto da Antonello, certo, personal trainer. Facciamo lavori a distanza, ma insomma Claudio mi segue molto sui consigli. Sì, sì, segue. Si vede, no? Si, ma non vedi che fisico che sia? A 60 anni un fisico ancora come quello di Claudio, dove lo trovate? Anni non prenderti confidenza, perché non ho 60 anni, io ho un fisico da pinato. Faccio ancora le sfilate, sfilo, sono da top.
capito? Andonello comunque è un professionista nel suo lavoro. Sì, mi occupo di sport da più di 15 anni, da 10 vivo a Roma, appunto mi occupo di personal training, così. E daremo qualche consiglio. Come no. Sicuramente. Là abbiamo delle girl, sono nostre amiche, bellissime sì, ragazze. Sono così interessate che continuano a sfogliare le riviste. Che abbiamo questo ragazzo, maestro, orafo, che vive a Sydney, e poi abbiamo una bellissima ragazza che vive in Germania, vive tra Cosenza, Germania, Corigliano, e però ci è venuta a trovare, sono sul terrazzo, fanno gossip, stanno leggendo giornali molto molto culturali, diciamo così, però sono belle tutte e tre, le altre due sono due nostre amiche di Cosenza, quella che è seduta sul cuscinone, sul buffo alla Fantozzi, lei è una prossima sposa, quindi deve scegliere qualcosa, un gioiello, non lo so, adesso vediamo, no? Coinvolgiamo il marito, tu ti metti da una parte, lo chiudiamo, così compriamo un bel gioiello. Bene, e poi abbiamo la musica. La musica di Elio Pignataro, anzi, ci fai sentire? Lasciamo certo. Cantare. Non interrompe nessuno. Stay follow. I just can't handle this thing. I follow. I must get around to here. I'm ready. Crazy little thing, follow. This thing, follow. It cries in a cradle night and it swings. It drives the shape all over like a child. I kinda like it. Crazy little thing for love. And there goes my baby. She knows how to rock and roll. She treats my crazy. She gives me hot and cool feet. The time she loves me in cool, cool sweets. I gotta be cool and relax. Yeah. Bravo, stop, bravo, basta. Non si spegne? Bravo. Non si spegne? Si è spento? Si è spento, oh, si è spento finalmente. Si è spento, si è spento. Si è spento il sol. A proposito di sol, diamo un'occhiata? Alle temperature? No, non alle temperature. Al meteo? No, neanche al meteo. E a chi? A un po' di scatti che ci ha portato Gaetano Gianzi. Ah, Gaetano Gianzi, grande Gaetano. Allora, eccoli qua. Che bello. E cediamo subito il microfono. Ma questo è il porto di Corigliano? Sì, questi sono degli scatti che ho fatto a Schiavonea. È un lavoro in itinere che sto facendo sul lungomare. Preferisco fare delle fotografie fuori stagione perché credo che il mare, la spiaggia e il lungomare sia più suggestivo durante gli altri periodi dell'anno, quando si stanno per allestire lidi, quando stanno sbondando. Questa in particolare è una fotografia, quella di prima, fatta quando c'era la nave Costa che veniva a Corigliano, adesso purtroppo non viene più. Una di queste immagini, addirittura proprio di recente, è stata pubblicata sulla copertina di un libro edito a Bari, si chiama Esprit Méditerranée, la vedremo forse più avanti, quindi sono davvero soddisfatto di questa, così, di questa pubblicazione. Beh, questo è il mare di Schiavonea, sempre con il fiume Coriglianeto, sono dei gabbiani che si vedono. Non inquinato. Sì, è vero, no? È vero. Un fiume pulitissimo, sì. Guarda le trote che saltano, certo. I pesci vanno su. Questo è chiamato Les Amantes. Questo è bellissimo. Sono due figure. Sempre il lungomare di Sempre il lungomare Schiavonea. Di Schiavonea. Molto bella, molto. E tra l'altro queste hanno fatto parte di una mostra a un festival di Catania dell'anno scorso. È stata selezionata questa mostra per questo festival a Catania. E qui la classica barca di Schiavonea. Però le sfumature sono belle della foto. Sì, no? Poi mi piace, io in realtà
quasi sempre esco con la macchina fotografica, me la porto dietro. Quando vedo che c'è una luce interessante, allora mi precipito. Gaetano Gianzi, ma ce lo spiega perché lei ci tiene a sottolineare che non è fotografo? Uno guardando quegli scatti, insomma. Guarda che bella pure. Ma non sono fotografo perché in effetti io mi considero fotoamatore, nel senso che il fotografo è il professionista che vive con la fotografia. Io invece mi diletto, amo la fotografia. Questo non vuol dire che magari non mi capita di fare qualche scatto interessante. Da tanti anni. Io quando mi si chiede questo dico, ho fotografato anche John Fitzgerald Kennedy, quindi non dico né la mia età né da quanto fotografo. Caspita, l'ho fotografato quando venne a Roma in luglio, quindi qualche mese prima poi della sua tragica fine. E la cosa interessante è che ho fotografato Kennedy proprio a un metro di distanza con una vecchia macchina fotografica a soffietto. Interessante perché a pensare che adesso magari avvicinarsi a un capo di Stato, un personaggio importante, è praticamente impossibile. Allora invece con quella macchina fotografica, quindi senza dell'obiettivo 4, addirittura potevo toccarlo. Addirittura. Quindi, ma sono più emozionato forse adesso a rivedere quell'immagine e a raccontarla che non in quel momento, perché in quel momento mi sembrava talmente banale fare una fotografia di un presidente degli Stati Uniti che passa davanti a San Pietro, e quindi con questo dico, da quando fotografo? Bravo. C'è una cosa che i nostri cameraman raccontano spesso, Massimo di là sta già guardando, ovvero che ci sono due momenti e due emozioni diverse. La prima, nel caso dei nostri cameraman, è quando si fa una ripresa particolare. La seconda, ed è tutt'altra emozione, quando poi si vede quello che si è fatto. Capita anche nel mondo della fotografia? Ma a dire la verità non credo, a me non capita, no. Ma credo neanche ad altri, perché l'emozione forte ce l'hai nel momento dello scatto, nel momento in cui tu vedi quell'immagine. È vero. Probabilmente vedi dove, questa è una presunzione, forse dove altri guardano soltanto. Tu allora vedi perché in quell'immagine cogli qualcosa e poi riesci, se ci riesci, a trasmetterlo anche agli altri. Quella stessa sensazione, se poi la provano anche gli altri, vuol dire che l'immagine ha dato qualcosa e è valida. Bene, bene. E lei cosa fa? Non ha il microfono, quindi può fare ben poco, Claudio. Senta, ma lei canta, balla, cosa fa? Si mette le punte, sì. Si mette la scarpa bassa, la ballerina, il tocco alto, cosa fa, mi dica? Io faccio ballare, più che altro. Canto, faccio cantare. Da quanto tempo canti? Una vita, sono forse 30 anni, 40 anni. No, non ci posso credere, veramente, così poco. L'età, sì. Madonna. Devo ancora maturare. Ma tu canti di tutto, di più? Di più e di tutto, sì. Di esatto, più e di tutto. E adesso cosa canti? Non una canzone in inglese, non ci freghi, io voglio cantare insieme ai miei ospiti, quindi una canzone. Qualcosa di conosciuto. Tu sai che Valentina Palmieri è una giornalista autorevole, senza dubbio, però lei di sera si trasforma, diventa cantante ballerina nei locali più chic della costa tirrenica. Tu lo sapevi questo? No, non abbiamo avuto la fortuna di incontrarci. Lo dico adesso io, quindi. Venite a vedere tutti. Claudio, in questa trasmissione abbiamo accumulato tante di quelle bugie. Ma non è una bugia. Comunque adesso cosa ci fai ascoltare? Un pezzo conosciutissimo, sì. Cioè? Baci, baci, baci. Chi è? Un pezzo conosciutissimo? Allora ascolta, ascolta. Ma baciare non ti posso mai, sempre tra la gente te restai, e solo vuoi uscire, vai con me. Io voglio avere da te, e sicuramente per me, per morirmi fai, e non mi dire più di no, dammi i tuoi baci amore. Poi baci amore per tutta la vita e per un giorno ancora. E un giorno ardi gli occhi miei, e ogni notte sogno i baci tuoi. Grazie, dei baci. Dei baci, baci grandi, grazie. Grazie. Grazie.
grazie. Claudio, lei si detta a interrompere però, tutti i nostri ospiti. Ma ha mandato già troppi baci, no? È una musica che noi non conosciamo assolutamente, la nostra generazione, voglio dire, no? Non conosce questi pezzi, ti dovresti un po' rinnovare, pensi, o no? Tu pensi. Più moderni, baci. Si chiamano Evergreen. Evergreen, sì, caso. Però è un mambo. Ma tu sai ballare il mambo? No. Mi hanno detto che tu sei ballato. No, va bene, ok. Una domanda ti voglio fare perché me l'ha suggerito il mio ospite amico Antonello. Ma le foto, se mi ricordo, li fai con la classica, con la macchina classica oppure in digitale? Vediamo il gelato. Anche, io tengo sempre in mano questo gelato. Adesso ce l'ho sempre io. Adesso fotografo in digitale, sì, perché è anche più semplice, più immediato e sì. Ma non vedo, non c'è differenza tra il digitale e l'analogico, nel senso che l'immagine buona si può creare anche con la macchina usegetto, col telefonino, quindi il mezzo diciamo che è secondario rispetto a quello che poi è il prodotto che si riesce ad avere. Senta, le è capitato mai di avere qualche amico, qualche conoscente che le ha propinato qualche foto inguardabile? Cioè, per favore metti anche questa nella mostra. Non faccia nomi, no? non abbiamo bisogno di fare a nomi. A dire la verità non capita perché si fa una scelta dei fotografi e quindi non capita. Al di là è chiaro dei fotografi per la mostra di certo, Corigliano. Certo, ci può essere qualcuno che si propone, però in effetti per arrivare al festival insomma, c'è un percorso un po' più rigoroso e selettivo. Sì. Chi l'ha vinto quest'anno, scusa? No, Adelaide non è un concorso, o meglio, nel contesto del festival, premio, no? Sì, nel contesto del festival c'è anche una sezione che si chiama Portfolio Italia. Corigliano Calabro è stata inserita in un circuito di 10 sedi dove si fa questo Portfolio Italia, nel senso che molti autori, giovani, meno giovani, professionisti non, fanno esaminare i loro lavori a dei grandi esperti, tra fotografi, critici di fotografia, giornalisti molto accreditati. E poi in effetti in quest'ambito c'è un premio che si dà. Okay. Tra tutti i premi poi in tutta Italia, tra questi 10 premi, poi ci sarà un premio finale che si terrà quest'anno a Bibbiena. Invece gli ospiti è un altro discorso, perché intanto la peculiarità di questo festival è quello di invitare un autore ogni anno, un autore che viene a leggere il territorio. Abbiamo cominciato nel 2003 con Gianni Berengo Gardin, che tra l'altro ha pubblicato anche un libro su Corigliano molto interessante, edito dalla Contrasto, e poi sono susseguiti i vari Gabriele Basilico, Francesco Citto, Tony Thorinbert, Campigotto. Quest'anno è stata la volta di Maurizio Galimberti, un autore molto interessante, molto conosciutissimo in tutto il mondo, e lui è l'artista della Polaroid. Qui abbiamo anche un'immagine di Andy Warhol, come no? Quindi lui si rifà anche a questi riferimenti così questi artistici. Come vedi, io li ho fatti io questi quadri, li ovviamente. Dipingo io, ovviamente io li faccio. Certo, a proposito di bugie, Claudio, continuiamo. Ma mi chiama sempre bugia, continuiamo. Il filo conduttore delle bugie. Questo giovane avvocato che scrive le sue memorie e le memorie degli altri. Quelle di Valentina, quando facciamo le memorie di Valentina? Ah beh, guarda, appena possibile. C'è poco da scrivere. No, c'è molto da scrivere. Il libro, hai detto, di che cosa parla? Guarda, il libro, innanzitutto qualcuno mi definisce scrittore di viaggio. In realtà è così, perché nascono tutti da esperienze reali. Io narro ciò che vedo, introiettandole dentro un'esperienza appunto interiore, quindi è un viaggio dentro e fuori dal sé. Narro ciò che vedo, narro ciò che sento e insomma pare che a qualcuno piaccia. Allora, prima di far intervenire il nostro Elio, perché lì non sta facendo nulla, e siccome da contratto dovrebbe cantare almeno una decina di canzoni, altrimenti... Ci fai un altro pezzo? Facciamo fare leggere un passaggio a Mariano Marchese delle memorie di Jonathan. Ah, deve leggere lui? No, prima legge l'avvocato Marchese e poi facciamo intervenire Elio. Lo vedevo un po' sonnato, okay. E quindi è okay, giusto andiamo. Farlo intervenire. Vado? A distanza di molti anni, forse rimpiango quel limbo dove non si è più bambini, ma non si è ancora adulti. Un limbo, tutto sommato, fatto di spensieratezze e grandi attese. È strano come fino a un certo punto della nostra esistenza si vorrebbe volare per trovarsi il più avanti possibile, per poi, proprio da quello stesso punto,
tentare un atterraggio di fortuna per rallentare la corsa verso la fine. Ci si affanna sempre senza risparmiarsi, si sgomita nel tentativo di trovare ognuno il proprio spazio, per tentare di arrivare chissà dove, quando gli anni cominciano a scorrere veloci, poi troppo veloci per poterli fermare. La fine allora si avvicina, se ne avverte il sinistro sentore. E proprio quello è il momento in cui si cerca in tutti i modi di rallentare una corsa ormai senza freni, nella vana e consapevole speranza di poter tornare indietro. La vita però è a senso unico. La vita è come una grande e lunga autostrada da percorrere in un unico senso di marcia, un'unica direzione che ci conduce tutti al grande mistero dell'infinito, in cui noi, esseri finiti, siamo inevitabilmente contenuti. E questo è il senso della ricerca che dovrebbe spingere l'uomo alla piena conoscenza, quella di se stesso e quella del mondo che abitiamo, spesso troppo sconosciuto per poterlo apprezzare veramente. Una ricerca interessante e stimolante che cancelli l'ignoranza dell'oblio e ci prepari saggiamente alla fine. Solo attraverso la ricerca riusciremo a comprendere che sul nostro percorso non si incontreranno mai uscite per l'inversione di marcia. Solo con la ricerca si comprenderà che determinate cose non si dominano né possono essere modificate. Grazie mille. Grazie, prego maestro. A lei maestro, la chiusura vado. Della prima parte. Io devo innaffiare... Vittorio è categorico dalla però regia. Complimenti per il pezzo, hai un bel pezzo di canzone naturalmente. Ci no? Fermiamo? Ci fermiamo, ci vediamo dopo, ciao. Questo è l'angolo più bello di Stile Estate. Claudio, mi dispiace per lei. Ma arrivo, non ti preoccupare perché non, quei gioielli saranno i miei. So che anche gioielli. Lei è interessato agli oggetti. In questo caso parliamo di opere d'arte e in realtà il termine non potrebbe essere più azzeccato, come direbbe qualcuno, Alessio Boschi, perché uno di... questi suoi anelli ricorda in realtà posso grazie per l'ora della trasmissione potrò poi no sì. Lo restituiamo al legittimo ideatore questo. Prima parlavamo di ricerca delle emozioni, io spero che questa caratteristica non mi abbandoni mai, riuscire a comunque trasmettere delle emozioni all'osservatore, a chiunque possa essere dedicato ogni pezzo che creiamo. E questo anello, che è un pezzo unico, è ispirato al Palazzo Ducale. Infatti c'è qui una stilizzazione della facciata del Palazzo Ducale e uno degli elementi che
che caratterizza le mie creazioni è quello di avere una sorpresa alla maniera del barocco seicentesco. In questo caso, ricordando Casanova, Casanova, abbiamo qui due porticine a destra e a sinistra di quest'anello con questa rubellite, che non è una malattia. No, è una pietra semipreziosa incredibile, la regina delle semipreziose, rubellum dal latino rosso. Aprendo una di queste porticine esce fuori un piccolo anellino che ricorda quasi il tesoro di San Marco, un anellino che è costituito da un pavè di diamanti e una microperla. Perché? Perché la perla? Visto che c'è questa vecchissima leggenda in base alla quale ogni perla è una lacrima. Perla è una lacrima, in realtà si rifà a una tradizione ancora in voga a Venezia, che mi è stata raccontata da un costumista molto famoso nella Serenissima. L'anello di fidanzamento delle veneziane deve avere dall'epoca di Casanova dei brillanti e una perla. I brillanti sono le lacrime versate per le scappatoie del marito. Bene. Mentre la perla è il latte materno che controbilancia queste frustrazioni. Scappatelle prima o dopo il matrimonio? Ma durante, ragazzi. Ah, durante. Prima, dopo, sempre, comunque. Sempre. Azione preventiva anche. E dall'altra parte apriamo e c'è un piccolo cuore di rubini che su una molla, quindi si muove, ed è il cuore dell'anima di questo oggetto. Ma sei bravissimo, sei veramente un grande artista. Vediamo un grande creatore. Quest'altro invece, visto questo è mio, mi ha fatto un regalo. Ah, questo è il suo personale. Questo, visto che ci troviamo in Magna Grecia, ho pensato di portare oggi questo oggetto, che è un omaggio alla tradizione mitologica di Atlante. Atlante era un titano che sfidò Zeus e perse la battaglia, e quindi Zeus lo costrinse a portare per l'eternità la terra sulle spalle. In questo caso ci sono sei atlanti presi da un palazzo settecentesco romano che sorreggono una cupola, la cupola del Pantheon di Roma, il Tempio degli Dei. E se mettiamo al contrario questo anello verso una sorgente di luce, ci accorgiamo che c'è un effetto cattedrale, perché la galleria interna dell'anello ricorda il disegno dell'interno della cupola del Pantheon. Non so se il nostro Rodolfo riesce a inquadrare l'interno dell'anello con il diamante nero. Nero, al contrario. Grazie mille, Rodolfo. Puoi farci anche tu un pensierino, Scusami, e l'altro gioiello? L'altro gioiello invece quello è estate. Quello quindi è un uccello. Cos'è? No, è un pesce. Uccello, pesce, siamo là. È un pesce farfalla. Ma è stupendo, quindi svolazza. Svolazza da tutte le parti con queste pinne che si infilano in tutti gli anfratti. Ed è un pesciolino creato da una perla barocca che ha una imperfezione, si chiama tail, quindi coda, ed è naturale, non è stata attaccata. E quindi da questo suggerimento della natura ho creato questo pesce farfalla tipico della barriera corallina. Bravissimo. Grazie. Questi pezzi unici, sì, naturalmente si trovano nel centro-sud da scintille. Da scintille, solamente da scintille. Sono come tutti pezzi unici e sono firmati. Io devo fare i complimenti comunque all'amico Sergio Mazzuca, perché lui scopre questi talenti, questi grandi artisti, in questo caso sei tu, no? In un momento di grande massificazione, certo. Sergio è una persona che crede nell'unicità di un oggetto. Lo conosco molto bene. Ed è un grande onore per me poter essere qui. Bravo, complimenti. Allora, prima di lasciarlo il nostro Alessio Boschi, come mai lei vive in Australia? Io vivo in Australia perché, come tanti talenti italiani, siamo stati schiaffeggiati da questa economia italiana disastrosa, però la mia anima, il mio cuore torna sempre qui, e quindi ogni volta che vengo faccio il turista, mi riempio di emozioni e poi le porto all'estero dove creo. Trae tra l'altro anche spunto, abbiamo visto prima il Palazzo Ducale, il Pantheon. Sì. Quella è una rivista dove ci sono. Sì, questa è la rivista del settore più importante della Cina. La facciamo vedere un attimo. Harper Bazaar,
Jewelry, gioielli, dove una mia collana che verrà presentata alla Fiera di Vicenza e probabilmente la troverete a Natale nelle vetrine di Sergio. Scintille. Questo sei tu in copertina? No, guarda, era un po' troppo truccato, quindi... No, Valentina, no. Dicevo, ah, Valentina. Ci somiglia. No, l'altra pagina sono io questa. Ok, e quindi questa collana si chiama Raggi di Stelle ed è formata da 105 opali neri che vengono estratti dalle profondità del deserto australiano ed hanno questi toni del cobalto, del turchese, del viola, del blu, mischiati a diamanti neri, bianchi, a zaffiri viola, zaffiri blu e rappresenta una esplosione di una nebulosa. L'altra? Ce ne sono altri. Il valore un attimo, giusto per ma per cosa chi, vuoi, per 5 chi milioni ama di sognare. 5 milioni di euro. Quanto vale? Il valore è dai 180-190 mila dollari. E quindi il mercato di riferimento immaginiamo sia la l'Europa dei nuovi ricchi. La Calabria sicuramente sì. L'Europa dei nuovi ricchi, gli arabi, e quindi Russia, gli arabi e la Russia. La Cina, incredibile. Pensate che ogni brillante che supera i 5 carati, il porto di destinazione finale, principale al momento, è proprio la Cina. La Cina? Sì. Ma hanno buon gusto, se lo possiamo dire. Ma sono dei baracconi, ecco. A dirvela tutta, però ogni tanto cerchiamo di dargli un tono. Riconoscono però il valore del Made in Italy. Ci riposiamo che mi fa male il braccino. Ha ragione. Mi stai facendo fare la ballettina qua. Vabbè, poi le regaleremo un cadeau per lei. Ma scusa, cambio braccio, tu vieni di qua perché Antonello ci darà qualche consiglio, no? Sì, su come le darà qualche consiglio. No, mi darà a me il mio corpo. Su come acquistare questi corpo gioielli, perfetto. Sì. Alle ceramiche noi dobbiamo dare dei consigli, no? Per non dire altro. Sì. Consigli che dai per questa estate. Ovviamente diciamo che siamo già in ritardo perché ormai l'estate è iniziata, quindi come ogni cosa anche nel tuo campo, insomma, se vuoi creare un abito hai bisogno di tempo, certo. No? Per crearlo, stessa cosa per curare il proprio corpo, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di tanto sudore, di una corretta alimentazione, di uno stile di vita sano. Ecco, quindi, per chi non ha fatto tutte queste cose durante l'anno, per i più sedentari. C'è la chirurgia plastica? No, scherzo. Per no. I sedentari che poi si... Ma scusami, c'è no. Anche c'è allora, la montagna, io, sì. Dove si possono coprire e non vedere infatti, nulla. Ormai diciamo che va il morbido, non va più l'addome scolpito. No, il duro è scomparso, caro Antonello. Claudio. No, voglio dire, il morbido, il rigido non esiste più. No, è tutto io mosso. Penso che sia importante star bene... dentro al proprio corpo, cioè se metti un abito che ti piace lo indossi bene. La stessa cosa deve essere con il proprio corpo, quindi se stai bene col tuo corpo. Comunque il corpo deve stare in movimento. Però sempre. Il corpo certo deve stare sempre in movimento, un minimo di attività fisica sempre, se non si è fatto durante l'inverno io consiglio di evitare quello che succede spesso, che vedi le persone al parco tutti i giorni per 2 ore al giorno. E poi hanno dolori articolari vari. I forzati eccetera. Dei villaggi vacanze. Sì, sì, esattamente. Quelli che ai villaggi vacanze iniziano dalle 8 di mattina con risveglio muscolare ai balli di gruppo della sera. Quindi quello sarebbe da evitare perché ovviamente il corpo non è abituato e ne risente. Però una sana passeggiata con un ritmo un po' più sostenuto, una buona alimentazione, idratarsi bene e... pochi esercizi di tonificazione penso che sia l'ideale da fare in qualsiasi momento dell'anno. Bene. Poi, l'estate lo... Guarda, il musicista devi sapere che tu lavori da quando, mi hai detto, da quanto tempo? 75. Ma fai piano bar? Io sono un compositore, un autore di canzoni. Ah, è una tua composizione? Il titolo di una delle tue tante composizioni. Ma potrebbe essere una mancanza di rispetto perché ci sono parecchi ragazzi cosentini che la propongono nelle loro performance. È una mia canzone.
Ah, la vogliamo sentire? No, no, perché non ce l'ho preparata. Una tua canzone non ce l'hai preparata? Purtroppo no. Ma tu sei sicuro che sì, tu? Sì, sì. Bene, andiamo avanti. Quale gli ospiti, queste girl, queste amiche nostre? Facciamo fare loro una richiesta. Stanno bevendo, stanno bevendo da quando sono arrivate. State bevendo da morire, basta, perché dopo vi butto dal terrazzo. Vi butto giù, vi butto giù. Facciamo fare una richiesta alle girl. Volete fare una richiesta? Al nostro Elio. Un'estate fa? Ah, siamo pronti, noi sul terrazzo abbiamo di tutto, di più. Dopo tu te ne... Allora, io me ne vado con lui e con i gioielli. Soprattutto con i gioielli. Soprattutto con i gioielli me ne vado con la Niev, la macchina elettrica del gruppo Aceto. Tu vai via con questa splendida moto, con la Triumph mitica di Gualtieri, va bene? Va benissimo. Bene. Ma lei porterà con sé anche i gioielli? Certo, la prima cosa, ovviamente. Lui lo lascia a piedi lui. Andiamo con questa canzone? Sì, sì, sì. Si è un po' distratto. Vuoi cantare? No, no, cantiamo insieme. Posso spegnere le sottofondi? Sì, 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 facciamo un cambio, facciamo allora, un cambio al volo, Claudio. Ok. No, perché siccome hanno proposto la canzone di Mina, mi avrebbe fatto piacere ascoltarla da loro. Mettiti un barrucchino, parrucchina, gonnellina tu e fai Mina. Un'estate fa la storia di noi due era un po' con me una favola. L'estate va e porta via con sé anche il meglio delle favole, favole. L'autostrada era, ma ci dividerà. La mia strada delle vacanze spera la tua lontananza. L'estate va, non c'eri che tu, ma state somiglia un gioco. Stupenda ma dura poco. A casa mia e torno pure tu. Sono cose che succedono. Pensate in più che mi regalerà un autunno malinconico senza te. Straderà, ma ci dividerà, e la strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Un'estate fa non c'eri che tu, l'estate somiglia al gioco, è stupenda ma dura poco. Bravo, 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 bravo. Bellissima questa canzone. La strada della vacanza segnerà la tua lontananza. Non ne parliamo di lontananza. Mi chiamano il Domenico Modugno Calabrese. Tu conoscevi questo pezzo, no? Sì, che non è assolutamente di Domenico Modugno. Cantava questo pezzo Domenico Modugno? Ovviamente, certo. Certo. Certo, come no? Vabbè, assolutamente. Mariano vabbè. Marchese, a proposito di viaggio. Devo fare i complimenti per questo calzino che ha l'avvocato. Facciamo un po' di stilettate. È un calzino, sì, che fa chicchi. Il calzino non è allora... arrivato bene con questa scarpa perché è troppo colorata. La scarpa è troppo colorata. Claudio, calzino. Claudio, dobbiamo fare alzare l'avvocato Marchese. Deve farci la cortesia, si deve mettere a favore ti di analizzo, camera. Ti spoglio, ti vesto e ti rispoglio, avvocato. Dobbiamo... Hai preparato un bel fisico, avvocato. Mettiamoci a favore di camera. No, è carino. No, no, restiamo qua. È carino, vabbè. Lui è sempre carino vestito così, però l'abbinamento scarpe e calzino è sbagliatissimo. Facciamo vedere il calzino, per il calzino, favore. Aspetta che ti alzo io. Ecco. No, è sbagliato perché... Richiama, c'ha... Richiama. Ma già la scarpa ha più colori. Tu ci hai messo... O cambi la scarpa o cambi il calzino. Cioè, ti cambio in macchina. Se vuoi. Bravo. E dopo quando vai allo studio ti metti un reggicalze, non lo so, ognuno ha un segreto, poi vai. Ma lo fa ritornare con... Scusami. Con la zuava. No, ma lui... Non so se poi in tribunale controllano. Sai chi ama questo tipo di calze? Lui ama
tutti questi particolari. Il nostro direttore. Attilio Sabato è uno che ama tutti questi particolari. Va bene, parliamo del tuo libro. Spieghiamo il significato di questa copertina delle Memorie di Jonathan. Sì, la mettiamo a favore di camera, così il nostro Massimo ha la possibilità di farvela vedere. Eccola qua. Deserto, vento, ma proprio il senso intrinseco del libro è racchiuso tra la prima pagina di copertina e l'ultima di copertina, perché nella prima noi notiamo un viandante, e cioè l'uomo che va alla ricerca di se stesso, infatti è senza ombra. Nella seconda, cioè ecco, vediamo qua. Qui, troviamo il viandante che ha recuperato la propria strada e quindi anche la propria ombra. E l'uomo che va alla ricerca di sé, quindi il tema è costante, dominante, è quello della ricerca, e si ritrova proprio tra le dune del deserto, accompagnato dal vento, che sarà appunto il suo compagno di viaggio, il suo mentore. Ma bravo! E facciamo leggere un altro passaggio di... Però corto, avvoca, mi raccomando, sì. Che i tempi sono... Senza dubbio. Diciamo così, strettissimi. Stretti. Io ho la vita stretta, quindi mi raccomando, lei... Vediamo di allargare. Poco. Pochissimo. Mi guardai intorno trovandomi di fronte a un palcoscenico di vita surreale, da brivido, che non corrispondeva affatto all'immagine creata nella mia suggestione dal pesante indottrinamento culturale che avevo subito in tutti quegli anni. Assistevo felice alla visione dei bambini che sguazzavano sereni in quelle acque, che lungo il loro placido corso creavano meravigliosi bacini naturali, simili a grandi piscine i cui colori, tenualmente, passavano dal blu al verde al marrone fino ad un rosso intenso quando riflettevano i colori del fantastico tramonto che ogni giorno, da sempre, allieta l'animo dei figli del deserto. Più corto di così. Bravo. Io guardavo il monitor, no? Inquadravano lui e uno, ti devo dire complimenti per il look. Lui c'ha questo animo d'artista, si vede, chic, raffinato, questa scarpa da tennis un po' consumata, invecchiata. Lui. Poi c'è un viso bellissimo. E tu non... Io ti guardavo prima, somigli, forse te l'avranno già detto, mio amico fraterno a Santo Versace, te l'avranno detto, tu somigli molto a Santo. Comunque, complimenti a te. Grazie. Gaetano Gianzi, volevo far vedere il calendario. Ah, io ti vedevo spostata, volevo far vedere, non so che cosa, ti sei spostata di là. No. Scusami. No, eccolo qua, il calendario. Bellissimo. Questo è un calendario che ho realizzato con gli ulivi della Calabria, di Corigliano in particolare. Sono ulivi che hanno oltre 300 anni ed è sicuramente una grande ricchezza che abbiamo, quindi questo forse vuole essere un invito a salvaguardarli, a tutelarli. Accanto agli ulivi poi, sfogliando apriamo i mesi, un sì, giusto per calendario. Vedere cosa ha fatto, un po' sono delle ragazzine che posano, ognuna ha scelto un olivo, un albero e così, questo connubio tra l'antico e il nuovo, così, bellissimo. E questa sintesi che può essere interessante. Ma stupendo, guarda. Ecco l'altro. Sono opere d'arte. Ti può ispirare. Opla. L'olivo ha una bella circonferenza, quindi ti può ispirare per un anello, una collana, non lo so. O no? Sono una delle ricchezze dello Ionio, in realtà di tutta la provincia di Cosenza, l'olio. Ma che belle, ma sei stupendo, è bellissimo. Così preziosi che anche i toscani per tanto tempo hanno spezzato, come si dice in gergo, il loro olio con il nostro. Ah, complimenti a te Valentina, che fai l'olio, pure tu. Eccole qui, gli altri scatti. Lei per hobby, Valentina, fa il vino, è inalcolizzata, infatti. Non la guardate adesso, ma la sera è ubriaca da morire. Ci dilettiamo, eccole qui le altre. Bellissime, queste foto sono veramente... Io lo voglio un calendario, me lo devi... Questo lo lascio, sì. Lui non lascia gioiello mio, questo posso lasciare. È mio. Vabbè, quindi ci dobbiamo accontentare dei gioielli? No, pure i gioielli li ho prenotati prima, adesso prenoti il calendario, scusa. La prossima puntata vedremo, poi per un giro te lo do. Grazie, grazie mille. Gaetano, prima si parlava di bellezze, ha fatto vedere Schiavonea. In questo caso abbiamo visto gli ulivi dello Ionio Cosentino. Lei però nel suo lavoro ha voluto anche mescolare
quello che è del territorio con le ricchezze che arrivano anche da fuori, il territorio calabrese e cosentino. No. Facendo anche, adesso li facciamo vedere gli altri scatti, perché Corigliano è anche un po' un crocevia per chi viene nel nostro territorio. Sì, questo è il catalogo del festival, quindi ecco, sono le altre le vediamo qui. Non so se le abbiamo in repertorio. Questo invece è un altro calendario realizzato con gli amici dell'associazione Corigliano per la fotografia. Ma questo non si trova a Corigliano. Sì, questo è Rosetto. Questo è il mese di agosto, ecco, è una mia immagine che ho fatto per il calendario. Bellissima. Tu conosci Rosetto? Non conosci Rosetto. E poi ci sono altre vedute della Calabria. Queste cerchiate, Rosetto è bellissimo. Le altre. Ci hanno piantato la bandiera pure blu. E questa è Rossano. Sì. Emigrano tutti gli uccelli a Rosetto. Ecco l'altra, Rossano. Bisogna andarci Massimo subito. Chiedo scusa, eccolo qua, il nostro Rodolfo. Questo è Rossano. Sì. Rossano bizantina stupenda, bellissima, bellissima. Ok. No, il calendario è in omaggio, è l'associazione che lo dà in omaggio. Infatti me l'ha portata a me pure questo, scusa. Anche questo. Questo è mio, vale. Certo. Ok. Comunque c'ho delle copie in macchina, quindi eventualmente. Ecco qua. Vediamo, sì. No, volevo far vedere qualche altro scatto, ma abbiamo soltanto altri due minuti. Ecco. Bellissimo, questo qua lo dobbiamo far vedere, è stupendo. Sì, Corigliano certo. Di notte. Sì. Non si vedono i particolari di notte, quello che fanno i corigliaresi, comunque il movimento c'è di notte. Eccola. La movida c'è, sì. Bellissimo. È un modo questo anche bellissimo. Per far conoscere a chi viene d'estate nel territorio, quelli che sono gli scatti più belli, no? Ad esempio vedevamo prima le foto di Rosetto, le foto di Rossano, dello Ionio Cosentino. Bellissimo, bellissimo. Certo. Intanto... facciamo un po' di musica. Abbiamo due minuti a disposizione. Non tutti e due minuti, mezzo minuto. Ok. Dopo salutiamo tutti. Compagno di via viga, sbatte casina amica, e ti porto col quartiere, a posto non sapeva, ma se è vero tutto chiesto, e sarà per la foresta, e capisci com'è bella, la città è con la gemella, com'è bella, com'è bella, la città è con la gemella, com'è bella, com'è bella, la città è con la gemella. Mi dispiace sulla vena, che l'orgoglio che sta accendo, se mortifica ogni giorno va la manica fa piena, cante la nuova scienza, cante la rispietta, non mi fanno appiglio, sono le mani a sera di Togliette, in Togliette, in Togliette, quando è a sera di Togliette, in Togliette, in Togliette, quando è a sera di Togliette. Bravo! Valendi, che stai guardando? Stavo guardando una foto in particolare delle tante che mi ha colpito, le guardavo prima con Gaetano. Eccola qua, non so se possiamo farla vedere al nostro Massimo. Che foto è? Foto su foto. Foto su... Questa è una... Sì. Eccola. È un artista che è presente al Festival di Corigliano, si chiama Carlotta Bertelli, ha fatto un lavoro... particolare, ha fotografato prima ha fotografato qualcosa e poi ha rifotografato i personaggi con la fotografia, quindi è una specie di collage, ma davvero molto molto interessante. Grandi sono 20 ingrandimenti molto simpatici. Queste sono delle ragazzine di Corigliano in un caffè, quindi ognuno mima l'atto che sta facendo, chi fuma, chi beve il caffè, chi gira il cucchiaino nella tazzina del caffè. Comunque è da vedere dal vivo perché l'effetto è completamente un altro, è molto interessante, molto bello. Bello. Vale?
Ricordiamo brevemente con Gaetano, per chi volesse andare a vederle queste foto. Sì, al Castello Ducale fino al 15 di settembre, e ci sono tutte le mostre, per cui è veramente un invito ad andare tanti, a vedere. Sicuramente. Sì, no, Valentino, noi andiamo. No, certo. Io sì, non so lei. Io vado da solo, in compagnia con te, no. Allora, siamo arrivati al termine. Io ho il fico, come si dice? Fico? Oh, no, il fico. Non c'è là che deve nascere ancora, comunque, deve partorire. Niente, possiamo salutare Claudio, salutiamo che è ospiti. Meglio, possiamo salutare. Salutiamo le mie amiche, le girl che ci sono venute a trovare, che hanno bevuto da pazzi. E hanno avuto la pazienza di stare con noi. No, hanno ballato con me, come no. Salutiamo Alessio, tanto ci verrà a trovare quest'inverno, è vero? Opla. Buon rientro in Australia. Grazie a tutti, vi saluto l'area dei canguri. Antonello. Grazie a voi. Antonello la prossima volta lo vogliamo vedere però all'opera. Faremo ginnastica insieme. Ah, come no? Con Claudio ovviamente, non con la sottoscritta. Salutiamo il nostro... L'avvocato Marchese. L'avvocato scrittore Marchese. Grazie. E poi il nostro amico, grande amico Gaetano Gianzi. E il finale lo facciamo fare. Il finale, vai Adelio. Tu, salutiamo Adelio. Che sia così. In bocca al lupo per le tue canzoni che non fai.